Inaugurata questa mattina nella sala espositiva di Via Berlinguer, la mostra fotografica Ekan Can, il Candiano, in mostra gli scatti realizzati dai membri del circolo fotografico Kral Enrico Mattei. Questa idea è venuta per fare, prima di tutto, volevamo fare un concorso fotografico. Siamo di un circolo fotografico, il Kral Enrico Mattei, e diciamo, è venuto fuori questo titolo parlandone con gli autori. Dopodiché siamo partiti a fare le foto e da questa, diciamo, da quest'idea è partito un discorso un po' più ampio. Abbiamo voluto cominciare a parlarne anche con l'autorità portuale e con il comune. È venuto fuori questo lavoro. Senta, i fotografi su che soggetti si sono concentrati? Perché il Candiano in sé raccoglie molte cose. Allora, diciamo che intanto lo facciamo tutti per hobby, quindi è un piacere fotografare. Diciamo, come soggetto, non abbiamo cercato un soggetto particolare. Diciamo che ognuno ha voluto parlare del Candiano come lo vedeva, per cui si è partito proprio, infatti nelle foto volutamente non abbiamo neanche scritto in che zona è, di che cosa parla la foto, perché per noi il Candiano è il complesso, cioè tutte le foto che ci sono in mostra rappresentano quello che è il Candiano. È stato, diciamo, interpretato da tutti i fotografi, poi abbiamo preso tutte le foto, le abbiamo mescolate praticamente e insieme le abbiamo selezionate per la mostra. Parlare del Candiano è importante perché? Ma il Candiano è la storia di Ravenna, perché grazie al Candiano Ravenna si è potuta espandere, arriva fino al cuore di Ravenna e nel tempo è stato utilizzato a livello industriale in modo notevole e non solo a livello industriale, perché comunque cioè noi abbiamo trovato i pescatori, abbiamo trovato comunque è un punto che può essere piacevole e allo stesso tempo lavorativo. Grazie alla vostra mostra, Ravenna, i ravennati si possono avvicinare di più al Candiano, possono scoprirlo un po' di più. Questo è il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo è comunque quello di far vedere posti che io stesso quando sono andato a fotografare non sapevo che esistessero. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.